Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò del piccolo bug che è presente all'interno dell'ultima versione di MSI Center che va a creare un problema con Mystic Light, quindi con il programma che gestisce tutta la parte dell'illuminazione del vostro PC, se avete all'interno ovviamente dei componenti, tra i quali anche solo una scheda madre di MSI. Andiamo a vedere insieme qual è il problema e come risolverlo. Ok ragazzi, il problema è questo. Dopo aver installato MSI Center, come al solito si va poi ad installare, oltre ai vari driver e eventuale aggiornamento del BIOS, il programma Mystic Light. Si installa da qui, dalla pagina delle app, e poi si va ad aprire. Il problema qual è? Che quando lo andiamo ad aprire con la versione 1.0.38, quindi l'ultima, momento in cui stiamo registrando, 2 febbraio 2022, il programma rimane così, rimane bloccato e non si apre, quindi non è possibile gestire i LED tramite software. Qual è la soluzione? In realtà di soluzioni ce ne sono due che ci sono state consigliate da MSI stessa dopo che gli abbiamo posto questo problema. La prima è di installare la versione più vecchia, quindi la 1.0.36, della quale vi lascio comunque il link in descrizione se volete andare a scaricarla. Con quella funziona tutto in italiano, non è l'ultima, però funziona. Se volete utilizzare invece l'ultima versione, la 1.0.38, c'è una sola soluzione che è quella di cambiare la lingua al software, passando dall'italiano all'inglese, perché questo bug è presente in realtà più che nel programma, è presente nella traduzione della lingua italiana fatta in questa versione del programma per Mystic Light. Sicuramente verrà risolto nella prossima versione, però intanto per chi ha la 1.0.38 installata io consiglio di fare così, andiamo a vedere. Innanzitutto chiudete il software manualmente dalla barra degli indirizzi, lo andate a riaprire e sarete nella stessa situazione di prima. Senza aprire il programma questa volta, andiamo sulle impostazioni, cambiamo la lingua, mettiamo inglese. A questo punto, senza aprire il programma, dobbiamo chiudere Mystic Light per consentire alla lingua di applicarsi del tutto. Quindi facciamo come prima, lo chiudiamo. È possibile anche fare un riavvio, ovviamente, ma questo è il metodo più rapido. Clicchiamo su Open e adesso magicamente il programma si apre e, come potete vedere, funziona con tutto esattamente come prima. Bene, questo è un fix che stiamo applicando su tutti i computer che stanno uscendo dal laboratorio in questi giorni, proprio per evitare che poi la gente ci chiami e ci dica che non funziona il sistema di controllo dei LED, che come sapete oggi è una cosa fondamentale in un PC moderno, guai se non si possono gestire i colori dei LED, come è giusto che sia. Se avete delle domande o non vi è chiaro qualcosa, potete scrivere qui nei commenti. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, se possibile condividetelo se qualche vostro amico ha questo problema. Da Fabio è tutto e ci vediamo. Vediamo al prossimo video.